L'agricoltura è epicentro della fiera del Levante in corso a Bari. Ospite d'onore il ministro delle politiche agricole con delega al turismo Gianmarco Centinaio, che accompagnato dall'assessore regionale Leo Di Gioia ha visitato la campionaria soffermandosi nel padiglione dell'assessorato all'agricoltura della Puglia. Centinaio ha elogiato l'agricoltura pugliese e i numerosi progetti di innovazione agroalimentare che la regione sta adottando. L'agricoltura pugliese in questo momento è un'agricoltura importante per il nostro paese perché vive di eccellenze e di conseguenza oggi come oggi il ruolo del Ministero deve essere quello di aiutare nella valorizzazione ma anche nella tutela. Penso per esempio all'olivicoltura, penso al grano, penso a tantissime altre esperienze di agricoltura che stanno facendo, che ci sono in questa regione. Sul grano abbiamo lavorato insieme alle regioni per l'accoppiato e di conseguenza stiamo dando una risposta, seppur minima, però dovevamo dare una risposta agli agricoltori e pensiamo di averla data. Stiamo ragionando nelle prossime ore sul grano che arriva da altre parti del mondo per capire se parliamo di fake news o se parliamo di reali problematiche per la salute. Sul discorso dell'olivicoltura vogliamo insieme al sottosegretario Pesce vorremmo lanciare un piano olivicolo nazionale e quindi stiamo lavorando nei prossimi tempi, prossimamente lavoreremo a un piano olivicolo nazionale e domani insieme ai tecnici del Ministero cominceremo a parlare di xylella in modo poi da coinvolgere la regione e coinvolgere tutti gli attori che sono interessati a questa problematica. Io l'ho detto prima, voglio dare una risposta all'agricoltura pugliese perché è i primi che sono penalizzati dalla problematica della xylella sono gli agricoltori e poi dobbiamo dare una risposta all'Europa perché se non ci attiviamo ci fanno la procedura di infrazione e io non posso pensare che i cittadini italiani, anche pugliesi e soprattutto gli agricoltori pugliesi paghino di tasca loro infrazioni perché Gianmarco Centinaio è un ministro inefficiente. Io non sono come gli altri che hanno messo il problema sotto il tappeto anche a costo di rimetterci la faccia. Di innovazione e di industria agroalimentare ha parlato anche l'assessore Leo Di Gioia che ha ringraziato il ministro per l'attenzione che mostra verso la Puglia. La regione Puglia ha dimostrato di avere grandi numeri e grande capacità produttiva. Ovviamente l'accompagnamento che stiamo facendo è quello di avere un'agricoltura sempre più innovativa che tramite la ricerca possa essere in grado di produrre con minori risorse, con minori costi e soprattutto con un utilizzo intelligente dell'acqua. Questa è la sfida del futuro e questo è il motivo per il quale oggi anche in questa fiera esponiamo tutte le cose buone che già il nostro sistema ha prodotto più tutte le opportunità che arriveranno anche grazie all'innovazione che riusciremo a produrre.